Benvenuti sulle ricette di Mary Eames. Oggi prepariamo il pane con il lievito madre. Perfetto, iniziamo subito con gli ingredienti. Ci servirà farina Manitoba, farina bianca, farina integrale, zucchero, sale, il licoli e infine acqua. Iniziamo quindi in una ciotola a mischiare tutte le farine. Vi ricordo che le dosi sono in descrizione. Ora aggiungiamo l'acqua. È importante che non impastiamo troppo, infatti non dobbiamo creare glutine ma solo idratare la farina. E questo lo mettiamo da parte. Dopodiché creiamo il prefermento. Questo servirà a far lievitare il nostro impasto. Quindi mettiamo i licoli, zucchero, farina e acqua. E mescoliamo bene, è importante che non ci siano grumi. A questo punto mettiamo a riposare i due impasti, dalle 12 alle 14 ore. La mattina dopo tiriamo fuori i due impasti e per prima cosa li uniamo. Vi consiglio di utilizzare un guanto perché data l'alta idratazione dell'impasto si appiccicherà molto. Ora abbiamo a disposizione 100 g di acqua, possiamo utilizzarne un po' per incorporare meglio l'impasto. Una volta che l'impasto è ben incorporato possiamo trasferirlo su un piano di lavoro. Ora iniziamo a fare delle pieghe di rinforzo. Questo servirà a creare glutine e quindi a dare forza al nostro impasto. All'inizio risulterà molto difficile da manipolare, ma più pieghe facciamo più risulterà compatto. Trasferiamo quindi ancora il nostro impasto nella ciotola e lo lasciamo riposare per 2 minuti. Dopodiché aggiungiamo il sale e la restante parte d'acqua. Facciamo dei buchi con i polpastrelli per incorporare meglio l'acqua. Poi passiamo sul bancone e facciamo ancora le pieghe fino a che l'impasto non è bello liscio ed elastico. Dopodiché lo trasferiamo nella ciotola e lo lasciamo riposare per 15 minuti. Ora dobbiamo fare delle pieghe nella ciotola per rinforzare l'impasto e farlo lievitare allo stesso tempo. Quindi procediamo prendendo una parte e tirandola verso l'alto fino alla massima estensione, ma senza romperlo. E poi lo ripieghiamo, così per le 4 sezioni della ciotola. Questo procedimento andrà fatto in totale 6 volte. Le prime 3 distanziate di 15 minuti, poi una pausa di 30 minuti e poi altre 3 distanziate di 30 minuti. Lasciamo infine riposare l'impasto per 2 ore. Dopodiché dobbiamo formare il pane, quindi iniziamo togliendo l'impasto dalla ciotola, facendo molta attenzione a non far fuoriuscire l'aria. Ora procediamo con la preformatura, quindi con l'aiuto di una spatola facciamo dei movimenti circolari per dare una forma rotonda alla pagnotta e creiamo un po' di tensione tirando l'impasto. A questo punto prendiamo una ciotola più piccola, mettiamo dentro un canovaccio pulito e lo copriamo con un po' di farina. Lasciamo quindi riposare l'impasto 5 minuti non coperto. Dopodiché infariniamo molto bene sopra e con la spatola facciamo andare un po' di farina anche sotto per staccarlo poi meglio dal piano. Poi giriamo molto delicatamente la forma e procediamo con la chiusura. Quindi prendiamo la parte bassa e la tiriamo fino al centro. Poi la parte sinistra fino a 3/4 a destra e la parte a destra totalmente verso sinistra chiudendo bene. Poi tiriamo la parte superiore verso il centro. Ora chiudiamo come se fossero le stringhe di una scarpa, quindi iniziamo in basso, poi in centro e infine in alto. Dopodiché arrotoliamo su se stesso l'impasto, dalla parte bassa fino alla parte alta, sempre creando un po' di tensione. Infariniamo leggermente e poi trasferiamo nella ciotola con il canovaccio, con la parte liscia verso il basso e la parte sigillata verso l'alto. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per 4 ore. Per capire se l'impasto ha lievitato correttamente affondiamo un dito e se l'impasto ritorna su ma rimane comunque l'impronta vuol dire che è pronto per essere infornato. Quindi preriscaldiamo il forno
con una padella di ferro o di ghisa a 250 gradi per mezz'ora. Al momento di infornare ribalto la ciotola su un foglio di carta forno e tolgo delicatamente il canovaccio. Ora dobbiamo fare un'incisione di 45 gradi con un coltello affilato o ancora meglio una lametta. Tiriamo quindi fuori la padella e con molta attenzione mettiamo dentro la forma, facendo attenzione a non scottarci. Cuociamo per 25 minuti a 250 gradi e poi altri 20 minuti a 200 gradi. Una volta tirato fuori il pane lo lasciamo raffreddare su una gratella per una mezz'oretta, meglio ancora un'ora. Dopodiché possiamo tagliarlo e gustarlo come più preferiamo. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima ricetta.